Allora, siamo qui. Abbiamo avviato la macchina virtuale e si è aperta. Se abbiate anche la si è aperta questa schermata, vi dice: scegliete la lingua. Scegliete la lingua di installazione. Non so, io sono italiano, meglio scegliere l'italiano. Italiano qua. Dobbiamo mettere prova Ubuntu o installa Ubuntu? Beh, qui stiamo facendo una cosa poi virtuale, quindi possiamo benissimo installare, dato che è una cosa virtuale, eh? Non stiamo in nessun modo mettendo a rischio il nostro sistema operativo. Quindi facciamo installa. E quindi qui cosa ci dice? Che per usare tutti i mali bisogna assicurarsi che il computer abbia almeno 4,4 giga di spazio libero, che sia connesso a internet. Bene, noi siamo contenti, sì. E quindi scarichiamo gli aggiornamenti durante l'installazione e installiamo i software di terze parti. Perché essendo open source questo sistema operativo, alcuni software proprietari non funzionano, cioè non. Cioè, dato che viene offerto gratuitamente, sarebbero anche problemi di leggi, anche di legislazione su copyright, su alcuni software di terze parti. Comunque installiamo questi software di terze parti, così possono funzionare meglio in la riproduzione dei nostri contenuti flash MP3, come dice qui, o rendere operativi alcune reti wifi. Continua, clicchiamo su continua. Continua. Ok, non è stato trovato alcun sistema operativo installato su questo computer. Come procedere? Cancelliamo tutto. Vai. No, qui non stiamo poi cancellando tutto il computer, stiamo cancellando. Cioè, non stiamo cancellando nulla perché non è, cioè, è una macchina virtuale, quindi non stiamo facendo dei danni al nostro sistema operativo, facendo una cosa virtuale, quindi come fosse falsa, no, beh, virtuale, diciamo, stiamo simulando. Quindi possiamo benissimo cancellare il disco e installare Ubuntu perché non c'è nessun problema di altri sistemi operativi installati. Continua. Vediamo che abbiamo gli 8 giga dedicati a Ubuntu nella nostra macchina virtuale e installiamo. Installiamo, installiamo, adesso ci metterà un po' e nell'installazione ci chiederà alcune impostazioni. Queste cose certo ce le, ecco, per esempio la nostra posizione, quindi anche per l'orario. Roma qua, andiamo avanti. Tanto lui sta creando tutte le varie cose, tanto ci chiede la tastiera. Noi proviamo a digitare qualcosa, bene, tastiera italiana, continua. Intanto tu sta copiando tutti i file, sta installando. Mettiamo il nostro nome e la password, e la password. Ridigitiamo la password come si fa di solito così e richiediamo la password personale per accedere. Continua. Adesso ci di come ogni versione di Ubuntu si faranno vedere, saranno delle slide la presentazione delle funzionalità. Intanto che si installa, non c'è tutta una schermata nera, brutta, con tutti i codici che spaventano, ma c'è una bellissima, sono delle bellissime slide qua che presentano le nuove features, le nuove funzionalità della nuova versione di Ubuntu. E qui va avanti fino a che non ha copiato tutti i file e installato. Adesso dovrete arrivare alla fine, andrà tutto in automatico. Vedete l'installazione, più facile di così non si può. Certo, quando qui non si verifica il problema delle partizioni, ma è un problema che io non vi so spiegare perché non. Se non volete farlo così, ma volete installarlo
in un modo forse che va anche molto più veloce, installatelo con Ubi, anche se alcuni vi consiglierebbero, alcuni esperti, non io che non sono esperto, vi consiglierebbero che ci sono dei problemi nelle prestazioni, perché essendo installato non nativamente, ma su Windows, dato che Windows viene considerato di solito un sistema operativo abbastanza lento e poco performante, anche Ubuntu ne risentirà di queste prestazioni. Ma vi consiglio anche di, se volete provarlo, anche buono, di installarlo con Ubi. Sempre dal sito di Ubuntu potete trovare l'installazione di Ubi. Intanto vi spiego come farò anche Ubi, intanto che si installa. Così facciamo una cosa completa. Qui voi lo scaricate. Vi chiederà, adesso non lo faccio perché l'ho già fatto, quindi lasciamo stare. Vi chiederà quindi la lingua, anche qui tutte le cose, l'username, la password, direte la versione di Ubuntu, perché di Ubuntu esistono varie versioni, c'è solo la Ubuntu, ma c'è anche Kubuntu, l'Ubuntu, che non lo sto prendendo in giro, ma si chiamano veramente così, un nome buffo, strano. Ma varie versioni, tipo Edubuntu dedicata all'educazione, Kubuntu con KDE, ma l'universo Ubuntu è troppo difficile da spiegare in un video. Quindi installatelo così e al riavvio, quindi lo al riavvio vi dirà, cioè anche qui vi dirà quanto spazio dell'hard disk volete allocare per questa cosa, questo Ubi, questo Ubuntu. E al riavvio vi chiederà tutte le volte: volete avviare Windows o vuoi avviare Ubuntu? Si chiama proprio Dual Boot, cioè puoi scegliere l'avvio se ti va stamattina di alzarti con Ubuntu o di alzarti con Windows. Farete le vostre scelte poi. Comunque questa versione, questo modo qui, non ve lo faccio vedere, ma provateci da soli. No, perché è abbastanza semplice poi. O guardate altri video che lo spiegano, ma questo non mi sento in grado di farlo, perché sennò ho già tutte le mie impostazioni, non lo rifaccio. Qui sta ancora copiando i file e qui allora guardiamo un attimo alcune caratteristiche importanti di Ubuntu. Ubuntu purtroppo anche lati negativi, lo so, per esempio questo video lo sto registrando con Windows perché viene meglio, perché dal lato multimediale e audio ha molti problemi, anche e soprattutto per il riconoscimento delle schede hardware, delle schede grafiche e audio a volte ha dei problemi. Vediamo alcune caratteristiche comunque positive, per esempio l'Ubuntu Software Center, dove possiamo trovare migliaia di software gratuito e anche non gratuito, troviamo anche qualche software a pagamento, questo proprio è nativo per Ubuntu. E voi andate qui, cercate, ci sono tutte le varie categorie, trovate il programma che vi interessa e lo installate. Direttamente c'è scritto installa e lui lo installerà tutto in automatico. Certo, qui non abbiamo più i file .exe, se siete private Windows, ma abbiamo file .deb, ma comunque se lo fate con installate software con Ubuntu Software Center è molto semplice. Oppure si può fare anche con il terminale, ma questo ne parleremo più avanti. Questo forse non so se ne parleremo comunque. Comunque include già le immagini qua, il cloud Ubuntu One, con cui sapete il cloud, cioè avere tutti i nostri file disponibili online, solo con un accesso a internet. Abbiamo un riproduttore multimediale, musicale, e
e dei software che è un software che ci consente di trovare tutti gli aggiornamenti tutti gli aggiornamenti gli aggiornamenti dei nostri account Facebook e Twitter e il nostro amico Firefox è il browser predefinito di, ma comunque supportato comunque Flash e Chromium. E troviamo all'interno già di Ubuntu LibreOffice, la suite di per l'ufficio LibreOffice alternativa a Microsoft Office, LibreOffice Writer, Word, LibreOffice Calc come Excel, LibreOffice Impress è un po' come PowerPoint. E poi comunque abbiamo, ecco, una caratteristica proprio importantissima che distingue da Windows e da altri sistemi operativi è la possibilità di personalizzare al massimo, personalizzare il tema, i colori, tutti gli sfondi del desktop, proprio personalizzazione al massimo. Poi ci sono anche alcuni effetti molto interessanti di Ubuntu. Peccato che non ve le posso far vedere perché non riesco a trovare un buon software che registra su Linux Ubuntu. Peccato. Comunque, se volete installarlo, provatelo sulla vostra pelle. Con invece faccio il video, provate sulla vostra pelle, per esempio con Ruby, che è molto, io penso che sia il sistema più sicuro per non danneggiare il vostro sistema, anche se si potrebbero avere alcuni problemi se proprio completamente supportato il sistema. Potrebbero avere comunque sempre dei problemi comunque installare qualsiasi cosa, quindi è sempre un'operazione che dobbiamo fare a nostro rischio, però la curiosità ci spinge a fare queste cose. Quindi dobbiamo essere curiosi di scoprire anche altri sistemi operativi che non sia il solito Windows che ci hanno propinato all'interno di ogni computer che è installato. Anche io penso che comunque Ubuntu non possa proprio sostituire Windows perfettamente, perché comunque per esempio programmi come Photoshop, Dreamweaver, programmi molto importanti, dal punto di vista professionale non vengono sviluppati per Linux purtroppo, perché, ma non è un fatto perché Linux non sia fatto bene, ma il problema è che a volte Linux ha tanti problemi perché è poco supportato, è comunque poco supportato, soprattutto poco utilizzato dalla massa, perché la massa utilizza Windows. Comincio a utilizzare anche molto il Mac, ma Linux proprio è scartato, proprio neanche proprio, non viene neanche proprio conosciuto. Qui intanto sta continuando a installare, qui tanto, intanto che noi chiacchieriamo, lui continua ad installare, sta installando i pacchetti per la lingua, infatti abbiamo detto che deve installarlo in italiano, così quando l'ho installato in italiano sta, ecco, rileva l'hardware e a volte ci potrebbero essere problemi. Comunque Ubuntu, quello che rileva l'hardware, quello sicuramente che rileva l'hardware meglio, perché comunque anche qui c'è il problema che gli hardware, cioè l'hardware è soprattutto sviluppato per Windows e Mac. E quindi su Ubuntu fa sempre un po' fatica. Adesso comunque si sta, purtroppo adesso il tempo del video sta fermando, quindi comunque adesso dirà comunque che bisogna riavviare il computer. Ci vediamo nel prossimo video per esplorare un po' da vicino il nostro sistema operativo.